questo coronavirus, promossa dal nuovo quotidiano di Puglia a sostegno del Vito Fazzi di Lecce. Tutti i dettagli in Liban li trovate nell'evento. A questo punto chiamo in video Cristiana. Eccola. Sì, Allora, eccomi, ciao a Cristiana, tutti. ti lascio quest'oretta di programmazione per i prossimi due ospiti. Il vostro arduo compito è quello anche di contrastare l'ennesima conferenza stampa del Premier Conte, che è prevista per le 19:30, quindi prima di 2 ore non inizierà. E quindi lascio la parola a te e ai prossimi due ospiti. Noi ci vediamo alle 20:30, se tutto va bene. Ciao, a dopo. Ok, ciao Pierpaolo. Ok, finalmente abbiamo fuori Pierpaolo, la scena è mia. Ciao ragazzi, il 3 aprile Ciao. esce Penisola, che è l'album d'esordio di Bartolini, tra l'altro targato Carosello Records. Siamo a casa del nostro Bartolini insieme al suo compagno di musica Andrea. Innanzitutto Ciao. precisiamo che siete coinquilini, quindi non vi Sì, siete riuniti per viviamo l'occasione. insieme. Ciao Viviamo ragazzi, come insieme. state? Bene, bene, abbastanza bene. Siamo al 22° giorno. Perso il conto. Ok, sì, infatti stiamo vivendo, insomma, un Abbiamo perso po'. il conte, abbiamo perso, Sì, è il abbiamo perso il conto. conte. Tra l'altro mi hanno appena scritto un messaggio, c'è Conte che parla proprio quando tu suoni, però ho detto tranquillo perché tanto, cioè, sarà tra 2 ore minimo. No, sì, infatti, Quindi. ovviamente l'orario è sempre molto forfettario perché annuncia sempre 3 ore prima la sua uscita, quindi siamo molto tranquilli, finiremo secondo me tutto se a casa. Quindi ora introduciamo una piccola chiacchiera con voi, qualche domanda così al volo per poi lasciarvi ovviamente la musica. Quindi Sì. Giuseppe, sei originario della Calabria, di passaggio a Manchester, di adozione romana. Nella tua vita hai fatto un bel giro nel mondo, possiamo dire, ecco, quasi come un pacco. Inutile girarci molto intorno, Bartolini sembra veramente un nome scelto proprio da questo tuo vissuto movimentato. Ecco, la domanda così un attimo per rompere il ghiaccio, ma tu rappresenti il pacco o il Corriere? Io mi sento più un pacco, diciamo. Più un pacco. Ok, quindi allora non ci resta che aspettare Pacco a questo volte passo. Corriere, a volte Pacco, però diciamo ultimamente mi sento più un pacco. Ottimo, Anche perché i ottimo. pacchi sono l'unica cosa con cui abbiamo a che fare in questi giorni, dato che stiamo ordinando qualsiasi Sì. cosa da Amazon. Infatti facciamo la guerra con gli avvisi di giacenza, però Sì. vabbè, dai. Penisola è quasi un ritorno al tuo paese, propone 11 tracce che diciamo. Possiamo anche ascolteremo, anzi, come abbiamo anche potuto vedere dai tuoi primi singoli, Non dirmi mai Luna Park, un mix di sonorità tra Britpop e anche un cantautorato molto pop, sempre riguardo alla musica italiana. Cosa troveremo dentro e cosa ci aspetteremo da questo tuo primo lavoro? Allora, diciamo che quest'album è stato scritto tutto durante il 2019 e contiene però anche delle tracce che sono state scritte, diciamo, 3 o 4 anni fa. Per esempio, Penisola è stata scritta nel 2017 ed è stata l'unica canzone scritta in Calabria, appunto nel mio paese. Sì, c'è un ritorno al mio luogo di nascita, è un po', diciamo, un collegamento dei vari luoghi che io ho vissuto in questi ultimi anni, in cui mi sono sentito appunto a casa. E per quanto riguarda, diciamo, le sonorità del disco, rispetto all'EP che era uscito un anno fa, che era molto più, come dire, strizzava l'occhio di più a delle influenze post-punk, però sempre mantenendo una vena piuttosto pop. Questo disco è sicuramente più pop, c'è più elettronica, anche ci sono più synth, è un po' più lento, diciamo, mentre le vecchie canzoni erano un po' più veloci, come posso dire, ritmate a trenino, no? Questo pum pum cia, pum pum cia. Invece, diciamo, queste nuove canzoni hanno più consapevolezza, ecco. Mi sono preso anche Ok. più tempo per scriverle, mi sono preso più tempo per lavorare ai testi, cosa che prima era sconosciuta, perché scrivevo di getto, prendevo frasi diciamo, diari personali e improvvisavo un po' il tutto, quasi da rapper certe volte. Ok, quindi lo possiamo considerare proprio come una mappa geografica, diciamo, però musicale del tuo trascorso. Quindi Sì.
Io direi che abbiamo parlato anche fin troppo e bene lasciare, diciamo, gli ascoltatori alla musica, quindi noi ci sediamo, rimaniamo seduti e ci lasciamo alla musica di Bartolini. Ok, grazie. Quando stavo da mio padre vedevo il sole sorgere e non parlavo con nessuno. Parlavo con la luna, piangevo forte sul cuscino perché volevo mia madre. Ma sai, non mi sentivo a mio agio, che situazione, è un disastro. Avrei voluto scappare, tuffarmi e poi nel mare annegare, ma poi come ci sono finito stanotte a raccontarti ste storie. Non so neanche il tuo nome. Scappo da un sogno per poi ricordare chi sono. Nel mare annegare. Adesso facciamo un nuovo singolo, faccio da solo magari. Vai. Faccio Luna Park. Dai. Questo pezzo è uscito una settimana fa. Siamo stati bene, questa vita oppure l'altra, e ti conservo in una cassaforte, mica tanto forte, con le parole hai fatto un figlio che poi ha distrutto il mio universo. E non ci siamo più visti da quel giorno alle Hawaii, sebbene fosse un bel sogno. Stamattina immagina, mi risveglio in macchina e non volevi baciarmi, hai detto né ora né mai. Sebbene fosse un bel giorno, mi hai lasciato ed io sto qua tutto solo a Luna Park. Cosa voglio diventare da grande, ma
questo pianoforte, mica tanto piano. Hai messo via il portafoglio, tu hai distrutto l'università. Non ci siamo più visti da quel giorno alle Hawaii, sebbene fosse un bel sogno. Stamattina immagina, mi risveglio in macchina e non volevi baciarmi, hai detto né ora né mai, sebbene fosse un bel giorno. Mi hai lasciato ed io sto qua, tutto solo a Luna Park. E tu hai rubato il mio viso, mi hai fatto a pezzi il respiro. È inutile che ci penso, adesso c'è un amico giù in città. Ci penso adesso, c'è un avviso giù in città. Se mai dovessi ritornare qua, 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 se mai dovessi ritornare qua. C'è un'ultima? Facciamo? Nuova, a te in particolare. Vai. Sapore del sale, ma non ricordo te in particolare. Ed i tuoi occhi hanno il colore del mare, anche se piangi da due settimane. E i grattacieli di New York da sera, vecchio film che ti ispirava, me lo ricordo mio papà che fumava, ma non ricordo te in particolare. Ma ti ricordi quanto ci divertivamo la sera? E tanto lo so che non ti importa, mica sei me che ogni volta. Me lo ricordo quando mi sono ammalato per niente, per te, per te.
grazie. Non so se c'è Bartolini, spazio per un altro. Ci sentite? Sì. Ok, bene. Dalla regia mi dicono che c'è ancora tempo per un altro brano, e visto okay. che comunque ci stiamo prendendo bene con la vostra musica, vi chiediamo un altro brano, se possibile. Perfetto, allora faccio Penisola, la spoilerò. Ok, dai, spoilerò su sei festival. Grazie. Grazie a voi. Vabbè. Grazie, grazie al Sei Festival per avermi avuto ospite, insomma. Grazie a te Bartolini, grazie anche ad Andrea. Ovviamente vorremmo farvi un caloroso applauso, ma il mio è troppo silenzioso, quindi sentiamo, immaginate sentiamo, un applauso virtuale, anche perché dai commenti la gente ci sta seguendo, vi sta seguendo, e anche in privato mi stanno scrivendo abbastanza commenti positivi, chiedendomi anche della vostra musica, quindi della tua musica. Grazie. Quindi ottimo, grazie. Un'altra domanda così al volo, poi vi lascio, diciamo, questo sabato sul divano. È sabato? Credo di sì, sì, è sabato, sì. vivrai l'uscita di questo disco in quarantena, ecco, qual è la prima cosa che farai una volta libero? Questa è una bellissima domanda, perché vorrei fare tantissime cose, però prima ne parlavamo e, insomma, sicuramente staremo un giorno fuori in giro per tutta Roma e a cercare, diciamo, tutte le strade, anche quelle che non esistono, quindi rivedere tutte le persone, gli amici eccetera, e poi io spero di passare un po' di tempo giù con la mia famiglia che non vedo da Natale, e insomma vorrei stare con loro in questo momento, però ci sentiamo sempre. Sembrano quindi cose essenziali, ma sono anche quelle più vere che ci stanno mancando. Bartolini, sì. Io ti ringrazio, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che il 3 aprile uscirà Penisola, quindi ascoltate e seguite la sua musica, e noi
vi salutiamo, ti saluto a nome di tutto lo staff del Se Festival. Ciao ragazzi, e tra poco lanceremo, diciamo, l'intervista e la musica del prossimo artista, che è Angelica. Quindi noi vi salutiamo e aspettiamo i nostri ascoltatori per la diretta di dopo. Grazie mille. Ciao. Ciao.